secondo le ultime indiscrezioni, a rischio addirittura 1,5 milioni di studenti a rischio di didattica a distanza. E questo perché? Perché nelle nuove regole sui contagi e sulle quarantene sembra, in merito proprio a queste decisioni, che si sia orientati da parte del governo e del Ministero dell'Istruzione col Comitato Tecnico Scientifico appena scoppia un caso dentro una classe di un alunno o di un insegnante, che i tamponi debbono essere fatti a tutti. E in caso, nel caso in cui un tampone dovesse risultare positivo da parte di uno, appunto, di quelli che erano, sono stati a contatti con il positivo, allora in quel caso andrebbero a fare didattica a distanza a casa soltanto gli alunni non vaccinati, mentre continuerebbero a fare lezioni in classe gli alunni vaccinati. A questo punto noi come sindacato non possiamo che denunciare questa palese violazione non solo del diritto allo studio, ma dei principi basilari della nostra Costituzione, il principio di uguaglianza, la parità di trattamento tra i cittadini. La scuola dovrebbe essere la palestra, se non il tempio della democrazia, dove noi insegniamo queste regole democratiche. Allora, se si deve fare didattica in presenza, il governo faccia di tutto per fare in modo di farlo in sicurezza, che non è, ancora una volta lo ripetiamo, estendendo l'obbligo del Green Pass magari agli studenti over 12 o ancora agli studenti dai 5 ai bambini dai 5 ai 12 anni, proprio perché quando si parla di scienza, la scienza ci impone che queste regole devono valere in tutto il mondo. Non si capisce perché da alcune parti non essere vaccinati, dagli over 12 si consiglia di non vaccinare, e da noi dovremmo ancora una volta andare a estendere surrettiziamente questo obbligo anche agli studenti oltre che al personale, andando poi a impedire agli studenti non vaccinati di frequentare le lezioni in presenza per evitare questa quarantena. Questo è quanto di più di sbagliato, quanto di più diseducativo. Noi continueremo a fare questa battaglia, che è una battaglia di principio, sulla libertà, tra virgolette, vaccinare, ma soprattutto sulla possibilità da parte dello Stato di dare quegli strumenti che sono aule più grandi, che sono organici rivisti con un rapporto minore di alunni per classe, che sono aule proprio più grandi con minore alunni, che permettono con i dispositivi di sicurezza, permettono quindi con il rispetto delle regole che ormai ci sono dati sul distanziamento da 2 anni, ci permettono a tutti quanti di fare lezioni in presenza con una certa sicurezza.